Buonasera, buonasera a tutti, scusate la mia voce, sempre a rama, farò del mio meglio stasera. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Luigi Zoia, saggista e psicoanalista, si è laureato in economia e ha svolto ricerche anche in ambito storico e sociologico. Tra i suoi libri ricordiamo Il gesto di Ettore, Giustizia e bellezza, Centauri, mito e violenza maschile, e quelli presentati in questa sede il 20 gennaio 2010, La morte del prossimo e contro Ismene, e il 3 maggio 2013, In difesa della psicoanalisi, finché il 7 maggio 2014, Paranoia. Li troverete ricordati in quei cartelloni. Con noi Paul Ginsburg, che è stato professore all'Università di Cambridge e dal 92 insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università degli Studi di Firenze. Tra i suoi lavori ricordiamo Storia d'Italia, Famiglia, Società, Stato, Daniele Manin e la Rivoluzione Veneziana del 48-49, Berlusconi nel 2003, Il tempo di cambiare 2004 e 2005, La democrazia che non c'è 2006, Salviamo l'Italia 2010 e nel 2013 Lo straordinario Famiglia 900. Il libro che Zoia offre oggi alla nostra riflessione spiega come dopo il fallimento delle utopie massimaliste sia giunto il tempo delle utopie minimaliste. Se bisogna scegliere esempi concreti per rappresentare la dicotomia tra le utopie massimaliste e quelle minimaliste, la scelta cade su Che Guevara e Olof Palme. Si pronuncia così Olof Palme? È il leader del Partito Socialdemocratico Svedese e primo ministro della Svezia, in carica al momento della sua morte per omicidio. Il primo, Che, altruista assoluto, che fu in sostanza egocentrico, icona rivoluzionaria che trova una morte eroica ma finisce per diventare uno stereotipo irreale, e lo dice il professor Zoia, non mio, il secondo che trasforma in politiche concrete l'ideale della socialdemocrazia scandinava e perde la vita anche lui, ma da eroe borghese, ucciso mentre va al cinema con la moglie e non mentre cerca di esportare la rivoluzione. Le utopie minimaliste occupano uno spazio psicologico prima che politico, non impongono modelli dall'esterno, ma propongono un cambiamento interiore che passa, tra l'altro, dal rispetto dell'ambiente in cui viviamo, degli altri, come anche degli altri animali, dei ritmi naturali, del corpo e della mente. Un lavoro anzitutto di coscienza, nel doppio senso quello della coscienza, di consapevolezza e moralità, che può disegnare la strada verso un mondo più desiderabile. Avrei poi qualche domanda che alla fine mi permetterò di fare. Do subito la parola.